Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Decoderm Almiral S.p.A. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Decoderm? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Decoderm durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Decoderm? Decoderm ha un farmaco a base del principio attivo miconazolo più flupretanidene, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antimicotici e nello specifico corticosteroidi moderatamente attivi, altre associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Almiral S.p.A. Decoderm può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Decoderm 2% più 0,1% crema 20g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Almiral Pharma GmbH, concessionario. Almiral S.p.A. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. C, principio attivo. Miconazolo più flupretanidene. Gruppo terapeutico. Corticosteroidi più antimicotici. Forma farmaceutica. Crema. Indicazioni. Dermatomicosi infiammatorie, causate da dermatofiti, lieviti / o funghi. Eczemi superinfettati da funghi. Decoderm è indicato solo nella fase iniziale del trattamento. Dopo la scomparsa dei sintomi infiammatori, è opportuno utilizzare il solo antimicotico. Posologia. Un leggero strato di Decoderm viene applicato sulla parte interessata della pelle una o due volte al giorno. La terapia con Decoderm non deve essere protratta per oltre 7 giorni. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi, ad altri derivati dell'imidazolo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Decoderm non deve essere usato in corso di affezioni cutanee specifiche, tubercolosi, sifilide, in corso di infezioni virali, herpes simplex, herpes zoster, varicella, in presenza di reazioni alle vaccinazioni, per il trattamento di dermatiti periorali, della rosacea, dell'acne, ed in infezioni cutanee suppurative. Decoderm non ha per uso oftalmico, non deve essere applicato su cute assottigliata, su ferite e su ulcere. Non applicare Decoderm per periodi di tempo prolungati, su zone cutanee estese, oltre il 10% della superficie corporea, e / o sotto bende occlusive, cerotti eccetera, specialmente nei bambini. L'uso di Decoderm è inoltre controindicato in neonati e infanti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità severa, inclusa anafilassi e angioedema, sono state riportate durante il trattamento con formulazioni topiche a base di miconazolo. Se dovesse verificarsi una reazione riconducibile a ipersensibilità o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni nell'applicazione topica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Decoderm insieme ad altri farmaci come Eurosubstrala Euro, Eurosactica Euro, Eurosalgedona Euro, Eurosalprazyga Euro, Eurosalprazolam Aristo Euro, Eurosalprazolam Aurobindo Euro, Eurosalprazolam Doc Generici, Compressa Euro, Eurosalprazolam Doc Generici, Goccea Euro, Eurosalprazolam Ega Euro, Eurosalprazolam Egistada Euro, Eurosalprazolam Exala Euro, Eurosalprazolam Corca Euro, Eurosalprazolam Milan Generics, Compressa Euro, Eurosalprazolam Milan Generics, Goccea Euro, Eurosalprazolam Pensa Euro, Eurosalprazolam Ratiofarma Euro, Eurosalprazolam Ratiofarm Italia Euro, Eurosalprazolam Sandoz, Compressa Euro, Eurosalprazolam Sandoz, Goccea Euro, Eurosalprazolam Suna Euro, Eurosanelura Euro, Eurosbrotizolam Doc Generica Euro, Eurosbrotizolam Mega Euro, Eurosbrotizolam Milana Euro, Eurosbrotizolam Colama Euro, Eurosdurfenta Euro, Eurosdurogesica Euro, Eurosfentura Euro, Eurosfenpatca Euro, Eurosfenrua Euro, Eurosfentalguna Euro, Euro, Eurosfentanesta Euro, Eurosfentanilaristo Euro, Eurosfentanilamelna Euro, Eurosfenticera Euro, Eurosfenvela Euro, Eurosfrontela Euro, Euroscialciona Euro, Eurosinstanila Euro, Euroslendormina Euro, Eurosmatrifena Euro, Eurospicfenta Euro, Eurosongara Euro, Eurostriazolam Almusa Euro, Eurostriazolam Doc Generica Euro,
Euro-Striazolam Mega-Euro, Euro-Striazolam Milan Generic Sa-Euro, Euro-Striazolam Pensa-Euro, Euro-Striazolam Radiofarm Italia-Euro, Euro-Striazolam Zentiva-Euro, Euro-Svaleansa-Euro, Euro-Svelofenta-Euro, Euro-Xanax, compressa rilascio modificato a Euro, Euro-Xanax, compressa, compressa rilascio modificato, compressa rilascio prolungato, gocce a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Decoderm durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Decoderm durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono disponibili dati relativi all'uso di Decoderm nelle donne in gravidanza e in allattamento. Pertanto il medicinale non ha raccomandato nelle donne in gravidanza o in allattamento, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Decoderm non altera la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Le seguenti categorie sono utilizzate per definire le frequenze degli effetti indesiderati. Molto comune, a 0 yen un decimo. Comune, a 0 yen un centesimo, un decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 0, 0, 0, un centesimo. Raro, a 0 yen 1, 10, 0, 0, 0. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'uso, specie se prolungato ed eccessivo, può dare origine localmente a fenomeni irritativi, ad atrofia cutanea e anche ad un effetto soppressivo sulla corteccia surrenale attribuibile all'aumento dell'assorbimento. Mentre l'irritazione e l'effetto adrenosoppressivo scompaiono al cessare del trattamento, l'atrofia cutanea può persistere. Non è allarmante l'ingestione accidentale di Decoderm dato che le percentuali dei due principi attivi sono basse e che l'effetto del flupretinidene acetato scompare rapidamente. Non è pertanto necessario adottare alcuna misura specifica. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica, corticosteroidi per uso topico, altre associazioni, codice ATC. D07XB03. Profilo farmacologico. Il flupretinidene acetato appartiene alla classe dei glucocorticosteroidi forti. In numerosi esperimenti farmacologici, sia sull'animale che nell'uomo, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica della combinazione è stata valutata in esperimenti condotti su femmine di maiali domestici. Dopo applicazione locale di Decoderm, il 2900 minuti e 7 secondi per cento di flupretinidene acetato, è stato ritrovato nel sangue, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. La tossicità acuta del flupretinidene acetato può essere definita come bassa. Infatti nell'applicazione cutanea, conigli, ratti, è stata determinata una DL50 compresa tra 5.000-10.000 mg/kg. Negli esperimenti, elenco degli eccipienti, acqua depurata, glicol e propilenico, E1520, alcol stearilico, Ariacel 165, glicerolo monostiarato 40-50%, vaselina bianca, contiene idrossitoluene butilato, E321, gliceridi semisintetici solidi, dimeticone. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.